Street food, cibo da strada. Ne parliamo con lo chef Massimo Viglietti. Allora Massimo, cibo da strada. Cibo da strada ha origini antichissime, praticamente è quello che sviluppa anche tutte le idee sui mercati, queste situazioni anche etniche diverse. Era una commistione di sapori e gusti messi giù in chiave particolare in modo che tutti quanti potessero avvicinarcisi e mangiarne. Vi ricordate, non so, anche l'Estremo Oriente con quello che erano i banchetti, le situazioni, i mercati di oggi. Oggi con tutto quello che è, diciamo, questa fusion eccetera, è una cosa che sta diventando anche di moda, quindi è giusto approfittarne, è giusto cercare di ricreare ambientazioni suggestive che possano portare all'idea di quello che è la strada, il camminare eccetera, e riuscire anche a verificare quelli che possono essere i sapori nostrani, giusti, in porzioni giuste, equilibrate, per quello che è anche un passeggio. Ecco, per i nostri telespettatori, il cibo viene anche preparato al momento oppure è già preparato in precedenza? Cioè c'è un misto di queste cose? Ma il cibo teoricamente è una sorta di organizzazione, l'organizzazione è a seconda di quello che uno vuole utilizzare. Una cottura può comportare dei problemi, quindi magari mettersi insieme per cercare di sviluppare eventi come questo può portare sicuramente delle situazioni dove abbiamo uno sviluppo precedente e poi abbiamo il reintegro verso la fine, altrimenti ci possono essere anche cibi fatti al momento.